Dunque, Vasco Vascotto e Francesco Bruni, ovvero il tattico primo e secondo dopo la prima giornata del Mondiale di Palma. Vasco, una domanda per Checco. No, non gli faccio domande perché ho visto quello che ha fatto un gran lavoro, è sempre stato davanti, è stato molto bravo nella prima regata a riuscire ad andare via, a incrociare dietro alla flotta per andare a destra. E l'avevo già capito che la stavo prendendo in quel posto, perché pur essendo partiti bene immaginavo che il vento sarebbe andato a destra, perché quello era il massimo sinistro, e so, visto che regatiamo assieme, come la pensa, ma la pensiamo abbastanza simile. Hai avuto tempo di prepararti? È una domanda per Vasco? La domanda per Vasco è: come fa a essere così bravo ad anticipare il gran salto a destra nella seconda regata? E no, è stato un piacere vedere che era lui ad averla ragionata meglio degli altri, e insomma è bello essere primi e secondi dopo la prima giornata, significa che tanto scemi non siamo, e quindi quando lavoriamo bene possiamo far bene col TP, e quando finiamo male magari è colpa della barca. Sì, no, dice bene, no, ma abbiamo fatto tante battaglie quest'anno assieme, e speriamo comunque di arrivare alla fine entrambe le barche a giocarci qualcosa di importante. Poco fa io vi ho ascoltato mentre stavate parlando, gli ho detto: ma tu non hai trovato quei due buchi di vento? Che... Ma sì, nella seconda regata noi abbiamo visto, insomma, Vasco che era nell'estrema destra, e noi siamo partiti molto bene, abbiamo virato dopo un minuto, eravamo veramente alti e lo vedevamo in finestra, come si suol dire. Però al centro del campo ci sono stati dei vortici impressionanti prima dell'arrivo di questo gran destro che ha preso Vasco. È sembrato quasi che il centro del campo fosse maledetto rispetto alla corsia che aveva scelto lui, e insomma in 3 minuti credo che ci abbia preso 500 metri, è stato veramente impressionante. Poi abbiamo regatato bene, noi abbiamo girato credo intorno all'ottavo la bolina. La cosa positiva nostra è che oggi abbiamo sempre girato intorno all'8-10, abbiamo fatto delle belle rimonte durante la regata, quindi abbiamo preso dei punti importanti in rimonta. Per adesso quindi Trieste 1, Palermo 0? No, direi di no. Io direi Trieste 1, Palermo 1, perché è proprio un punto di differenza come essere pari, mi sembra. E no. Trieste 6, Palermo 6, gli altri molto di più. Esatto. No, la regata è lunga e bisogna stare lontani dalle tentazioni di buttarsi in mezzo ai casini, perché mi sembra che ai giudici piaccia la musica e le bandiere. Sì, sicuramente, ha detto bene Vasco, noi già abbiamo avuto un paio di situazioni al limite, bisogna non trovarci, sì, assolutamente.